Allora, buongiorno a tutti, davvero ringrazio il Sindaco di Roma e tutti coloro che hanno organizzato questo convegno. Un saluto anche al Procuratore Greco, Francesco Greco, che ritrovo dopo due anni circa che io sono qui, e quindi lo saluto cordialmente, e un saluto a tutti coloro che partecipano a questa tavola rotonda. La ricorrenza del trentennale della strage di Capaci e di Via D'Amelio, tra l'altro il 19 di luglio avremo il trentennale anche per il giudice Borsellino, hanno fatto sì che tante siano state le manifestazioni che si sono svolte in questo periodo. Una commemorazione dei due magistrati che è simbolo della lotta alla mafia e soprattutto per la loro eredità che hanno lasciato in tutti noi. E vorrei anche ricordare che le parole che disse il ministro della giustizia dell'epoca, che le stragi sono state il peggior investimento per le mafie. E tutti gli incontri che si sono svolti non sono stati mai ripetitivi, retorici, perché ciascuno ha offerto una visuale privilegiata degli insegnamenti dei giudici Falcone e Borsellino. E consentitemi anche di tornare ad una data storica per il nostro Paese, che era il 2 agosto del 1991. Fu quello il giorno in cui per la prima volta si procedeva allo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazione della criminalità organizzata. E ricorderete, chi di voi forse più giovani no, ma ricorderete che ci fu una strage del venerdì sera a Taurianova, proprio il 3 maggio del 91, dove in poche ore ci fu una guerra di successione di 'Ndrangheta, che aveva causato la morte con metodi brutali di 4 persone. Però lo Stato intervenne immediatamente per avviare in quel comune un percorso di ripristino della legalità. E infatti a 28 giorni da quella strage noi ricordiamo che fu emanato un decreto legge, che è il numero 164, con cui si introduceva nel nostro ordinamento la possibilità di sciogliere un consiglio comunale o provinciale in caso di collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o di forme di condizionamento tali da comprimerne l'imparzialità degli organi elettivi e il buon andamento dell'amministrazione. Una norma anche questa voluta fortemente da Falcone e Borsellino, che avevano perfettamente inteso come la capacità di infiltrazione della criminalità mafiosa nel tessuto amministrativo rappresentasse una delle principali modalità per ottenere profitti, oltre che una forma di controllo sociale delle collettività. Io vorrei dare dei numeri, perché da quel 2 agosto di quasi 31 anni fa ben 370 comuni sono stati sciolti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, per un totale, e questo badate bene è un dato rilevante, di 277 comuni coinvolti, però ben 72 sono stati sciolti più volte per mafia. E a questi poi dobbiamo ricordare e quindi aggiungere che ci sono anche 7 aziende sanitarie, ospedaliere e ASL, che sono state sciolte analogamente per infiltrazioni criminali. Il tutto con un bilancio più che positivo, perché voi potete immaginare, ogni volta che c'è uno scioglimento spesso e volentieri ci sono ricorsi,
Però davanti al giudice amministrativo in tutti i procedimenti avviati, soltanto in 24 casi davanti al giudice amministrativo si è proceduto fino all'annullamento del decreto. Quindi su 370 credo che in tanti anni dal 91 vuol dire che i provvedimenti adottati hanno resistito anche davanti alla magistratura, quindi con tutte le motivazioni che vengono regolarmente date. E una media quindi di 12 scioglimenti all'anno, e quindi tutto ciò dimostra quanto sia rilevante, quanto sia incessante il lavoro di ripristino della legalità nei territori dove c'è maggior radicamento della criminalità organizzata e di quanto sia necessario disporre di un simile potere, in quanto occorre che le commissioni prefettizie, che voglio ringraziare davvero per il prezioso lavoro svolto e di quanto sia forte l'impegno anche a seguito delle commissioni di accesso che regolarmente vengono portate avanti. E guardate che la criminalità organizzata, i comuni sciolti per mafia, non abbiamo soltanto alcune zone territoriali dove possono essere individuate, perché prima si diceva nel sud, in determinate regioni, non è così. Non è così perché ormai la mafia ha assunto un ruolo non solo regionale, comunale, nazionale, ma addirittura transnazionale. E su questo noi dobbiamo avere piena contezza. Io ricordo anche a Milano, dove io ho avuto l'onore di svolgere le funzioni di prefetto di Milano, se lo ricorderà il procuratore Greco, noi abbiamo sciolto una farmacia proprio ai sensi dell'articolo 89 bis del codice, proprio perché c'erano delle infiltrazioni di criminalità. Quindi parliamo di come anche quel territorio sia assolutamente da tenere in grande attenzione da parte della magistratura, che ovviamente fa il suo lavoro, delle forze dell'ordine e anche quindi da parte dei prefetti. Quindi ritengo che assolutamente si possa riaffermare l'efficacia dell'impianto, la validità dei presupposti che consentono lo scioglimento, anche se credo che sia necessario oggi avviare un'azione di manutenzione delle norme che prevedono un determinato procedimento. Ed è quello che stiamo facendo anche con il provvedimento che io spero quanto prima che venga calendarizzato in Consiglio dei Ministri, ed è il disegno di legge delega del testo unico degli enti locali. Ripeto, credo che prossimamente vedrà la luce, e su cui ci sono disposizioni particolarmente nel quale ci sono disposizioni particolarmente importanti. Una di queste disposizioni, per esempio, attiene a quella che è la responsabilità dei sindaci, sia da un punto di vista davanti alla Corte dei Giudizi, davanti alla Corte dei Conti, sia responsabilità propria della figura del sindaco, che secondo me può essere, non è possibile che un sindaco venga a pagare le conseguenze di azioni non direttamente dipendenti da lui, come l'abbiamo visto in questi anni, e quindi è giusto che ci sia una diversificazione tra quelli che sono i poteri dei dirigenti e quello che è il potere di indirizzo amministrativo politico da parte del sindaco. Quindi io credo che un'efficacia lotta alle mafie passi anche da qui, e il nostro impegno è non dimenticare il tributo di sangue altissimo pagato da tanti valorosi cittadini nella lotta ai poteri mafiosi, che deve far sì che ci sia un riferimento costante alle figure di Falcone e Borsellino, perché con il loro esempio, le loro intuizioni ci hanno tramandato l'architrave dei nostri riferimenti culturali. Roma
in particolare si accinge in questo momento ad affrontare due grandi eventi, due sfide globali. Abbiamo il giubileo del 2025 e la candidatura ad ospitare l'esposizione universale del 2030. Due eventi di portata mondiale in grado di attirare nella Roma milioni di persone da parte di tutto il mondo. Eventi che richiederanno soprattutto l'impiego di grandissime risorse economiche proprio per rendere Roma pienamente all'altezza delle sfide che l'attendono e rispetto alle quali saprà essere certamente all'altezza. Però proprio con riferimento all'afflusso di queste risorse, di notevolissime risorse economiche che arriveranno, Roma dovrà essere un esempio a livello nazionale e internazionale. Sarà infatti che la capitale politica della nostra Repubblica dovrà essere anche capitale della legalità e della buona amministrazione. E capitale civile, morale, dimostrando concretamente che è in grado di gestire grandi risorse sottraendo l'economia e il governo della cosa pubblica alle infiltrazioni criminali. E quindi il vero impegno di questa città è proprio quella di farsi carico di questo impegno, facendo tesoro degli insegnamenti dei giudici Falcone e Borsellino, che hanno lasciato un messaggio di intransigenza, di rigore morale, di assoluta serietà nel loro lavoro. E in questa sfida io vorrei dire, e sono qui proprio come Ministro dell'Interno, a dirvi che non sarete soli. Io dico sempre che il Ministero dell'Interno è la casa dei comuni e quindi laddove è necessario affermare dei presidi di legalità, laddove occorre dare vita a sinergie istituzionali e collaborazioni tra più amministrazioni, là troverete sempre il Ministero dell'Interno e la Prefettura e le prefetture come i vostri principali alleati. E io credo che di queste azioni che si alimentano la buona amministrazione, dell'amministrazione, l'etica della responsabilità. Il nuovo banco di prova, d'altra parte, noi l'abbiamo già perché abbiamo fondi notevoli del PNRR su cui stiamo dando il massimo supporto anche alle amministrazioni. Qua ringrazio davvero le forze di polizia, in particolare il Comandante Generale della Finanza, proprio per il grande impegno che sta mettendo insieme ai suoi uomini per la protezione degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E noi sappiamo bene che le mafie sono camaleontiche, che sono in grado di assolutamente di inserirsi nei nuovi circuiti con una rapidità, con una noncuranza di quelle che sono le regole. Però l'amministrazione, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare questa sfida con la consapevolezza di disporre di tutti gli strumenti per impedire che le mani delle mafie possano allargarsi sulle risorse destinate ad aiutare il nostro paese. È un'opportunità questa che noi non possiamo perdere, quelle dei fondi del PNRR, e l'opportunità che vedrà un'Italia diversa da lì dal 26 in poi. Certo dobbiamo fare conti anche con le difficoltà economiche del nostro paese, con i prezzi che naturalmente hanno avuto degli sbalzi rispetto a quando sono stati fatti i progetti, proprio per la crisi che bisogna tenerne conto, la crisi del conflitto bellico in Ucraina che ha determinato la crisi del gas, la crisi alimentare,
con gravi problemi anche di ripercussioni sulla nostra economia. E in questo delicato esercizio, io vorrei dire che un ruolo lo avranno sicuramente i prefetti, proprio in virtù anche dei poteri interdittivi che la normativa assegna loro, come funzione di un'anticipata tutela del rischio di infiltrazioni mafiose nel mercato degli appalti, nell'erogazione di risorse pubbliche. La prevenzione amministrativa antimafia potrà confermare la sua validità proprio di presidio di legalità a cui si è anche fatto ricorso per tutelare le prime misure. Voi vi ricorderete quando, e qua il sindaco Gualtieri se lo ricorda benissimo perché all'epoca era ministro dell'economia, proprio all'inizio della pandemia, quando noi nell'immediatezza abbiamo dovuto procedere per aiutare le fasce più fragili della nostra popolazione, e noi dicevamo sì, ma non possiamo noi evitare di fare i controlli. Benissimo, i controlli si faranno, ma avevamo anche l'urgenza che quelle risorse arrivassero a chi aveva bisogno in quel momento, e infatti così abbiamo fatto, fermo restando poi procedere al recupero laddove indebitamente erano state percepite. Quindi io credo anche però, e questa è un'altra cosa che dico sempre, che la lotta alle mafie non può essere soltanto affidata alla dimensione investigativa, giudiziaria, all'uso legalitario della forza, perché è necessario che venga coinvolta assolutamente anche la dimensione sociale e culturale di una comunità. È una battaglia di civiltà quella che noi dobbiamo portare avanti, perché si prefigge di debellare metodi, stili di vita improntati al sopruso, al disprezzo della dignità umana. E noi abbiamo una società civile che con coraggio ha saputo assumere nel tempo anche delle posizioni di intransigente condanna della subcultura mafiosa, dimostrando che ribellarsi alle mafie non è impossibile. Voi ricorderete subito dopo l'uccisione dei due magistrati Falcone e Borsellino, fu proprio la società civile che ebbe un moto di ribellione. Perché? Perché combattere le mafie vuol dire proteggere la propria libertà, la libertà di portare avanti i propri diritti, di avere riconosciuti i propri diritti, cosa che invece le mafie, col disprezzo che regolarmente manifestano nei confronti della società civile, di quelle che sono le regole, tendono veramente a un sistema di sopraffazione. Quindi io vorrei anche dire che anche per quanto riguarda l'associazionismo ha svolto un ruolo fondamentale nel contrastare il potere di condizionamento mafioso, proprio incarnando quei principi di solidarietà orizzontale, di coesione sociale che sono iscritti nella Costituzione. Nelle nostre scuole, per esempio, se noi pensiamo agli incontri che si fanno con gli studenti, nelle università, con i docenti, si confrontano spesso e volentieri, per fortuna anche con la presenza delle forze dell'ordine, su quello che è il problema delle ingerenze delle organizzazioni criminali nel tessuto sociale e economico, e si avverte proprio dai ragazzi, dai giovani, quella tensione morale che esprime condanna della subcultura mafiosa. E contro le mafie quindi vorrei dire che lo Stato non lascia più solo nessuno, e da lì bisogna partire, dal 92. Io ricordo che il 92 fu il momento in cui, da quel momento in poi, fu istituita la Direzione Nazionale Antimafia, e poi col tempo chiamata anche antiterrorismo, quindi che c'è stata anche un'evoluzione secondo quelli che sono i momenti storici. È stata istituita la DIA, quindi c'è stato un cambiamento, diciamo, lo Stato ha avuto un'immediata risposta, e da quel
quel momento effettivamente quelli che sono stati i momenti di intervento nei confronti delle mafie ha avuto risultati assolutamente positivi. Quindi la stessa libertà di stampa oggi viene sostenuta. Non vorrei ricordare come noi abbiamo istituito delle commissioni proprio per proteggere quelli che sono garantire l'incolumità dei giornalisti, preservarne anche la libertà di stampa, l'indipendenza da chi voleva condizionarli nell'esercizio della essenziale funzione di informazione. E analogamente abbiamo rivolto un'attenzione particolare proprio ai sindaci, che spesso e volentieri sono diventati bersaglio di attentati, di atti vandalici che mirano a influenzarne l'autonomia decisionale. Io credo che spetta a noi difendere la legalità e con essa la libertà dal sopruso, dalla prepotenza, come seppero fare i tanti, troppi martiri delle lotte alle mafie, a cui oggi, come ogni giorno, va il nostro ricordo e il nostro commosso tributo. È il nostro dovere, credo, ricordare quei valori, ma soprattutto non tanto per ricordarli, che è sempre necessario, ma soprattutto per continuare a viverli nella pratica quotidiana di governo, di amministrazione e di cittadinanza attiva. Grazie ancora.